Bentornati ragazzi miei in un nuovo video di Assassin's Creed Origins. Innanzitutto volevo augurarvi un buon Natale, perché sì, sto registrando il 25 dicembre, ma penso che lo carico domani, il 26, questo video. Perché sono appunto le 9:30 di sera e spero che abbiate passato un buon Natale. Comunque, bando alle ciance. Nello scorso episodio, purtroppo, Flavio e Settimio hanno invaso Siwa e hanno attivato la cripta. Bene. Attivando la cripta, tutti sono svenuti e, come se non bastasse, Ezefa è stato ucciso da Settimio. Nuova regione scoperta, Cirenaica. Ed è qua che aspettiamo, ed è qua che dobbiamo trovare il nostro informatore. Diocle si trova nell'agorà di Cirene. Ma prima di andare ad affrontare, a combattere Flavio sta usando il suo nuovo potere per portare il caos nell'Egitto occidentale. Baia e Chiaia attraversano il deserto per fermarlo. Egitto occidentale. Sì, appunto, siamo partiti da Siwa, abbiamo fatto tutta questa strada qua. Poi ho anche scoperto questa zona, però, al 37, quindi no, grazie, preferirei evitare. E bene, ragazzi, adesso. Mamma mia, pensavo che fossero dei leoni. Cirene, nuovo luogo scoperto. Sì, ragazzi, no. Comunque ho fatto un paio di missioni e ho ucciso anche vari comandanti. E guardate che bello lo scudo. Guardate che bello lo scudo, signori. Scudio compendio. Resistenza a distanza, probabilità di assorbimento danni, sanguinamento da blocco. Intanto questi scudi ne ho un bel po', però non li uso quasi mai perché sono anche di livello basso. Cos'era tutto quel lag assurdo? Io adesso direi di entrare a Cirene e andare a trovare il nostro informatore. Bene. Io direi di fare un po' di... Cos'è? Ok, facciamo un po' di parkour tanto per... Perché sì, io posso fare i parkour, quindi easy. Ok, eccoci, eccoci. Ok, signori miei. Ci stiamo avvicinando alla fine perché l'ordine sta venendo distrutto. Non sono sicuro se uccideremo Settimio con Bayek, ma vabbè, lo Forse vede. ora la tua gente trionfa, ma noi torneremo ancora. L'ordine degli antichi nasce dalla consapevolezza. Non abbiamo bisogno di un credo o di una dottrina. Non strisciamo nell'ombra. Noi camminiamo alla luce. Tu? Tornato da Balagre è diventato severo e inflessibile. Mi ha chiesto le tasse per un anno. E al mio rifiuto hanno bruciato la fattoria. Sei certo che fossero uomini di Leandro? Mia moglie mi aveva giustamente detto di non contrariarlo. Odio doverle dare ragione. Leandro pagherà. Hai la mia parola. A che serve la tua parola? Ara i miei campi bruciati? Fa tornare in vita le capre? Sono stufo di te e di questa terra. Parole? Bah. E a te cosa ha fatto il nostro venerabile magistrato? Parla. Praxila dice che puoi aiutarmi. Sono Bayek. Ok.
Lei sta bene? Meglio di molti altri, con Flavio che è imperversa su queste terre. Ho seguito la sua scia di sangue fino a qui, da Siwa. Quindi le voci... sono vere. Si sta preparando alla guerra. Un altro oppressore. L'Egitto non avrà mai più la pace. Un'invasione dopo l'altra. Flavio trasformerà l'Egitto in un'enorme tomba. Si trova nell'acropoli, ma è piena di romani. Spero che la fortuna ti sia amica, Bayek. Devo occuparmi del suo lacchè, il magistrato Leandro. Torna a trovarmi se vuoi dare una mano a Cirene. Grazie, Diocle. E ora che mio figlio entri nei campi dei giunchi. Andiamo ad uccidere Flavio. Non abbiamo bisogno di un credo o di un... E comunque quando Cesare ha tradito Bayek e Aya, si era visto anche Settimio con loro, ve lo ricordate? E comunque sia, Cesare quindi sta con, con l'ordine degli antichi. È un forte questo? Eccolo là. Porco. Attenzione qua, Non vorrei triggerare una rissa. Ok. Ci attaccheranno a vista qui. Tempio di Marte. È bello vedere i nostri dei lontano da Roma. Il proconsole Flavio mi spaventa a morte. Hai sentito le novità su Siwa? Quel buco pieno di merda? Che liberazione. E adesso si è chiuso dentro nel Tempio di Marte? Basta che stia lontano da me. Scusate se continuo a usare la... l'aquila. Sì, vabbè, ma è enorme, c'è sto posto. Porca miseria! Cioè, ma è enorme! Ma che, stiamo scherzando? Vedi che lo sapevo. Ci sta uno a livello 38. Porco cazzone. Tesoro. Basta. Porca miseria, ragazzi. Porca miseria.
No. Che bello però che è. Eccoci qua. Tu sei davvero sicuro che io non ti senta mentre strisci nell'ombra, Bayek di Siwa? Ho seguito la tua scia di morte e di follia dalla mia patria fino ad arrivare qui. Adesso risponderai della morte di mio figlio, Romano! No, egiziano. Adesso tu ti inchinerai di fronte al tuo dio! Ok. Hai ucciso mio figlio e i miei amici! Davanti ai suoi occhi. Perché non mi hai ucciso ad Alessandria quando potevi? Dovevi unirti all'ordine. Ne avevi bisogno. Ma tu hai scelto la schiavitù. Ok, questa sarà difficile. L'uomo che ha ucciso mio figlio si nasconde in un altro tempio. Sai, anche il tuo amico Ezefa era davvero un testardo. Proprio come tuo figlio. Ok. Io però non ho capito questa cosa. Gli esperti. Io sono il leone! Guarda, anch'io però. No, maledetto! Bastardo. Nessuno ti piacerà, Mechan. E non muovere! Ma... Sono stupidi trucchi! Tempo su questa terra è scaduto! Presto anche la tua mente vacillerà. Alla fine succede a tutti. Il mio potere, il mio potenziale, non riesce a sentirlo. Minchia. È solo un povero contadino. Pastori di cammelli e sparatori di merda. Questo è tutto ciò che offre l'Egitto.
Beh. Tu hai negato a mio figlio l'aldilà! Dove sei? Oddio! Basta! Affrontami! Io ti strapperò il cuore! Non sei un dio! Sei a stento un uomo! Fanculo! Non era neanche difficile, eh? Era nel giusto. Era nel giusto. Ci stava, ci stava. Era mio figlio, Flavio. Mio figlio! Quella è l'unica cosa di cui non mi pentirò mai nella vita. Io non ti darò mai pace. La morte di tuo figlio ha fatto sì che l'ordine si inchinasse a me. Compreso Cesare. Roma era mia. Ho guadagnato un impero di migliaia di figli, ed erano uno più potente dell'altro! Ah, avanti! Finiscimi! Codardo! Sprechi il tuo tempo! Ah. Io non posso farlo! Non posso farlo! Va bene così, papà. No. Io ti perderei per sempre. Per sempre no. Sarò nei campi dei giunchi ad aspettarti. Nessuno dovrà ritrovare la reliquia. Aya deve sapere che nostro figlio ha trovato la pace. Il leone si è addormentato, questa volta per sempre. E ora andiamo ad Alessandria. Ha ucciso Kemu, ho consumato la follia della sete di potere e lasciato il segno della provincia della Cirenaica. Flavio non ha mostrato alcun rimorso alle sue azioni, freddo e calcolatore fino alla fine, ha schernito Bayek. Sì, ma comunque ci stava. E ora? Ad Alessandria. Facciamo il viaggio rapido perché non avevo voglia di uscire dal tempio e c'erano uomini. Quindi ora gli rimane solo Settimo da uccidere. Parla con Aya ad Alessandria. Andiamo. I Viodin. Che livello sei comunque? Livello 9. Levatemi di mezzo. Comunque non ho voglia di parlare. Voglio solo godermi il gioco. Perché saranno anche gli ultimi momenti questi. Cioè ormai... L'ordine degli antichi è morto praticamente. Adesso ci rimane solo la mente. Ehi!
Eccoci qua. Bayek, quanto mi sei mancato. Flavio è morto. Ho sofferto ogni pena per portare via nostro figlio dalla Duat. Che muoia in pace. Possa egli percorrere i campi dei giunchi. Andrò a Roma per... A Roma? Hai ancora quelle assurde idee in testa? Ho fatto degli errori. Tu hai fatto degli errori. Aya? Stai sprecando tempo. Ah! Tu sei il famoso Magi. Fano non smette mai di cantare le tue lodi. Ho messo insieme un gruppo. Questi sono Bruto e Cassio, nostri fratelli romani. Attraverseremo il mare per ammazzare quei bastardi. Settimio e Cesare. L'ordine non è più soltanto un problema dell'Egitto. Cleopatra è ancora sul trono. Nessuno siede sul trono. I tiranni si alternano al potere. La nostra regina ci ha traditi per Roma. Non è cambiato nulla. Menfi è sotto il gioco dell'ordine. Aya, deve aiutarci. Finire così. Aia, quel globo maledetto doveva rimanere nascosto. Causa solo dolore. Che casino, ragazzi. Che gran casino adesso. Ma purtroppo le cose devono finire. Perché mettere questa cutscene inutile? Non ho mica capito. Che senso aveva metterla adesso? Cioè, nel senso, che cacchio di senso ha metterla? Che senso aveva mettere quella cutscene di Bayek? Mi serve subito aiuto. Nessuno vuole darmi una mano. Lo farò durante le secondarie perché... Ah, ma questo è l'accampamento che ho pulito un bel po' di tempo fa. Ah no, è il forte, urco. Mamma mia, il forte, che quanto complicato era. Ah, devo prendermi un paio di frecce perché sennò non vado da nessuna parte. Comunque sì, la spada di Epsefa è veramente una bestia. Leggermente OP, però... Amen, c'è l'ultima arma del gioco, praticamente. Ultima. Ultima arma del gioco legata alla storia. E siamo arrivati. Le vittorie si sono moltiplicate, ma il nostro legame ne ha risentito. L'ha voluto il destino. Ci ha mostrato che il nostro amore è impossibile. Hai ragione. Il destino ci ha chiamati, ma noi ci ameremo nella Duat. Solo ora l'abbiamo capito. Lasciamolo decidere agli dèi. I dei sono morti. Dobbiamo sacrificare le nostre vite per un bene superiore.
questo dolore deve servire a qualcosa. Sbagliavo a uccidere la luce del sole. È meglio stare nell'ombra. L'Egitto è caduto. Così la Grecia. E Roma cadrà a sua volta. Tutti colpiti dal credo e nessuno lo saprà mai. Quando assassiniamo, eliminiamo solo chi lo merita. Quelle anime malate che provano a fermarci. Senza sapere chi siamo davvero. Freddi, intoccabili, poeti della morte. Mi sta bene allora. Non sono più un padre ormai. Non sono più un marito. Non sono più un Magi. Sono un occulto. Sì. Noi siamo gli occulti. Affiliamo le lame e preserviamo la speranza rimasta sulla terra. Buon Baie che ti segua. Cosa ti guida ora? Un nuovo credo. Il nostro è finito. Mamma mia ragazzi, che bomba. Cioè praticamente il legame tra Bayek e Aya è morto e ora è nata definitivamente la confraternita degli assassini. Mamma mia raga, che bello. Sofia Rikkin. Ma Sofia Rikkin è quella morta? In teoria. Oh, tesoro mio. Dovevo darti retta. Oh, tesoro mio. Non saranno queste le tue ultime parole. E tu chi cazzo sei? Il nome William Miles ti dice nulla? No. L'assassino. Vedo che mi conosci. No! Noi, gli assassini, ti abbiamo tenuta d'occhio. È strano che un'impiegata dell'Abstergo si interessi tanto a una rivoluzione. Non hai tutti i torti. Sappiamo del tuo lavoro con l'Animus. È incredibile quello che tu e Diana avete fatto. Di. Ti hanno ingannata, vero? Sofia Rikkin e tutte le sue promesse. Basta! Non voglio parlare di lei. Certo. Avremo molto di cui parlare mentre andremo ad Alessandria. Non vengo da nessuna parte con te. Beh, hai altre opzioni? Puoi venire con me? O puoi rimanere qui a giocare ancora con la morte finché non commetterai un errore? È solo questo che aspettano. Non puoi tornare alla vita di prima, Leila. E non intendo farlo. Ma potrai continuare a lavorare al progetto Animus, alla nostra versione. E con noi puoi continuare a fare le cose a modo tuo. Bene. Mi hai convinto. Non vuol dire che sto dalla tua parte. Mi basta. Non ci credo. Quindi questo è il padre di William Miles? Ok. Allora, facciamo così. Se voglio evitarlo è meglio tornare nell'Animus. Allora, facciamo così. Nel prossimo episodio andremo nell'Animus. Quindi adesso io stacco la registrazione e buona notte a tutti.